ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Mentre in serata è attesa l'annunciata perturbazione con la relativa allerta meteo arancione per Marche e Lombardia, a Civitanova ci si gode la mattinata in spiaggia, si tracciano i primi bilanci della stagione estiva e ci si prepara al momento clou del Ferragosto. Da un punto di vista di presenze turisti questa estate 2023 qui a Civitanova? Allora, per quello che mi riguarda, abbastanza bene. Diciamo che non è... Diciamo le vecchie stagioni non tornano più, però diciamo che già giugno e luglio sono passati, sono trascorsi e diciamo che non ci possiamo lamentare, diciamo così. Per il Ferragosto che cosa si prevede anche come intrattenimento per il clou dell'estate? Per Ferragosto sinceramente ancora non lo so, speriamo qualche serata musicale, speriamo, forse manca quest'anno un po' di animazione, qualche festa, un po' di musica in più, qualche serata, qualche gruppo musicale. Quest'estate 2023? È abbastanza anomala, è una stagione strana in cui si trova parecchio lavoro durante il fine settimana, mentre invece durante la settimana c'è stato un notevole calo, ma penso che sia dovuto un po' alla situazione economica che abbiamo in Italia. Quali sono le aspettative per il Ferragosto, che è il momento clou della stagione? Ma penso bene, tanto al Ferragosto non rinuncia nessuno. Io penso che proprio la gente abbia avuto voglia di risparmiare qualcosina prima, uscendo da 2 anni di Covid, avendo avuto un attimo la possibilità di spendere qualche soldo in più, ma a Ferragosto non rinuncerà nessuno, secondo me ci sarà comunque gente. Se ci si sta avvicinando al boom delle presenze e delle vacanze a ridosso del 15 agosto, non saranno quei pochi giorni a salvare una stagione contrassegnata dall'inflazione. La stagione ha quantomeno un 30-40% in meno rispetto alla stagione precedente, il tutto derivante dalle problematiche prima del Covid, poi della guerra e quindi rincari di tutte le bollette e tutto quanto. Lei pensa che anche a livello meteorologico sia una stagione un po' strana? Stagione meteorologica non è una stagione normale, però con chi ce la prendiamo? Per il Ferragosto cosa si prevede? Forse a Ferragosto si lavorerà bene, ma una stagione non si può ridurre in 5 giorni di lavoro. Intanto è stato presentato l'evento di apertura del Ferragosto, Viva la Vida, alba musicale sulle note del violino di Valerio Alessandrini, che vedrà la sua performance accompagnata dalla danza.